Nella rete dei controlli fiscali sono finiti altri due volti noti, Vasco Rossi e Massimo Boldi, che utilizzavano yacht intestati a società di charter nautico. Per l'Agenzia delle Entrate si tratterebbe di un escamotage per non pagare le tasse. Il servizio di Mila Cataldo. Tra i VIP e il fisco non sono sempre rose e fiori. Dopo Valentino Rossi e Flavio Briatore, la volta di Vasco Rossi e Massimo Boldi, finiti entrambi nel mirino degli 007 dell'Agenzia delle Entrate, a far scattare i controlli Giamaica e Cipollina, due mega yacht lussuosissimi di 24 metri, dietro ai quali si sospetta che esistano false società di noleggio, aziende di charter nautico fittizie che di fatto rappresentano una copertura per il proprietario, che così può godere di ingenti benefici fiscali. Leasing in pratica inesistenti per evitare che l'imbarcazione venga sottoposta a tassazione, niente IVA e accise sul gasolio. Secondo gli uomini dell'Agenzia delle Entrate, ad utilizzare lo yacht Giamaica di solito sarebbe solo Vasco Rossi, mentre la società Giamaica No Problem, su cui sono in corso gli accertamenti, risulta intestata per oltre il 90% al cantante rock ed esclusivamente per una minima quota ad altri soci residenti in Svizzera, sui quali sarebbero in corso ulteriori e approfondite verifiche. Una società che per gli 007 del fisco sarebbe stata realizzata per gestire una sola imbarcazione a fini personali. Lo yacht Cipollina, individuato dagli ispettori nel porto di Genova, risulterebbe intestato a una società di charter interamente riconducibile all'attore Massimo Boldi e a sua figlia, ai quali sarebbe già stata notificata la cartella dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta di normali controlli, ribatte la portavoce di Vasco Rossi. La barca è intestata a una società italiana trasparente. Ho sempre rispettato la legge, si difende Massimo Boldi. Sotto la lente del fisco però non sono finiti solo Vasco Rossi e Boldi. La lista dei nomi illustri incappati nei controlli della finanza è lunga. A Diego Armando Maradona fu sequestrato e venduto all'asta il celebre orecchino d'oro. Alberto Tomba fu pizzicato a spostare capitali nei paradisi fiscali. Non sono da meno i VIP dello spettacolo. Clamoroso il caso di Luciano Pavarotti, che patteggiò una multa miliardaria per le sue evasioni. Persino Sofia Loren nell'82 finì addirittura in carcere per 17 giorni proprio per colpa delle tasse.